On sort de 48 heures d'enquête. Ne siamo usciti dopo 48 ore di inchiesta, anche se un po' meno per me. Per prima cosa devo dire che siamo perplessi. Ci stiamo chiedendo infatti come sia possibile che in un paese libero come la Francia, un grande paese come questo, a causa di qualche testata giornalistica si possa arrivare a spettacolarizzare così la giustizia. Ma ora vi dico ciò che volete sapere. Di cosa mi incolpano? Di niente, assolutamente di niente. In 36 ore di custodia cautelare mi hanno ascoltato diversi poliziotti e lo hanno fatto in modo assai piacevole. Mi sembra che istintivamente già sapessero che non c'era niente a mio carico e quindi si sono comportati benissimo nei confronti della mia persona. In 36 ore non mi hanno mai sottoposto documenti che io avrei firmato in passato. Documenti da giustificare oppure da spiegare. Non mi hanno mai rinfacciato parole che avrei detto o che qualcuno dei miei ex collaboratori all'epoca avrebbe detto. Nessun conto in banca, nessun trasferimento, niente. Ni un conto in banca, ni un virement, absolument rien. En 36 heures, en vérité. In 36 ore sono stato usato quasi come un pedagogo per spiegare alla polizia come si dirige una società di calcio, come si fanno gli acquisti, come si prolunga un contratto a un giocatore. Ho dovuto anche tenere un piccolo corso di storia perché mi hanno chiesto la mia opinione sulle ultime vicende dell'Olympique Marsiglia, ma nessuna domanda su qualche capo di imputazione a mio carico, nessuna sgridata, niente di niente. Quando il giudice mi si è avvicinato per dirmi che la custodia sarebbe stata estesa ancora un po', gli ho chiesto perché io fossi lì e lui non è sembrato a suo agio. Mi ha detto che c'erano dei problemi con altri protagonisti di queste vicende e che era importante che fossimo tutti ascoltati allo stesso tempo e nelle stesse condizioni. Je peux vous dire qu'il n'était pas à l'aise parce qu'il m'a dit simplement il y a un problème qui réunit plusieurs protagonistes et il était bon que tous ces protagonistes là soient en même temps entendus un peu dans les mêmes conditions.